Bene ragazzi, oggi andremo a testare lo scanner della Creality CR1. La prima cosa da fare è installare il software in dotazione che si chiama CR Studio. Lo trovate nella pennetta USB. Apriamo il software. La prima volta che ve lo aprirà carica anche il file di calibrazione che è stato calibrato in fabbrica da loro. A me è già stato caricato, quindi si aprirà tranquillamente al programma. Andiamo in tab mode. Ok, qui ci fa vedere come seguire. Come potete vedere, centrare il piatto, l'oggetto sul piatto allo scanner. Va bene. In file potete andare a scegliere la lingua. Poi bisogna riavviare il software. Andiamo in anteprima. Metto il pezzo sul piatto e andiamo in anteprima. Come vedete, a me l'ho già centrato prima. Voi centrate il piatto, in alto a destra c'è un riquadro, una finestra, un altro piccolo schermo, dove si vede il nostro orsetto che abbiamo messo sulla tavola e il piatto. Regolate la luminosità, state attenti perché guardate cosa succede con i pezzi bianchi. Quando aumentate la luminosità, il pezzo mostrerà delle macchie rosse. Guardate, questo non deve succedere. Quindi abbassate piano piano la luminosità, date il tempo al computer, se è lento, di elaborare l'immagine. Io penso che a 7 dovrebbe andare bene, guardiamo un po'. Ok, andiamo ad 8. Aspettiamo un po' che carichi. Ok, ad 8 va bene. Seconda cosa da fare, cliccare su fermo. Togliamo il pezzo dal nostro piatto e clicchiamo iniziare. Cosa fa adesso? Ci farà vedere il nostro piatto. Bene, il nostro piatto deve rimanere rosso. Tutto questo intorno non si deve vedere, quindi abbassiamo la luminosità. Che questo dipende dalla luce ambientale che voi avete. Già 2 potrebbe andare. Ok, come potete vedere il piatto è rosso. Clicchiamo su fermo, prendiamo l'oggetto, centriamolo nel piatto, ok, e clicchiamo scannerizza. Io torno a mettere poi la luminosità a 7. Come potete vedere sul piatto stiamo vedendo che lo scanner sta riprendendo perfettamente il nostro effetto. A fare una seconda scansione, perché se vedete prende tutto l'orsetto, ma la parte di sotto no, e anche un po' la parte di sopra, quindi poi lo andremo a coricare e faremo una seconda scansione. Vi faccio vedere come fare. Naturalmente qua potete aumentare anche la frequenza dei fotogrammi. Io l'ho messo intermedia. Facciamolo finire in automatico, che è meglio, più immagine prende, meglio è. Dovrebbe arrivare a un conteggio di scansioni 320 più o meno. Ok, finita la scansione, andiamo a prendere il nostro orsetto e gli facciamo fare un sonnellino. Scherzavo, lo mettiamo coricato. Aspettiamo che carica il file, rimozione della base. Ok, facciamo su aggiungi e facciamo su scan. Si aprirà in automatico, conserva file del progetto, gli diamo B. Questa conserverà la prima scansione. E partirà in automatico la scansione. Ok, adesso partirà la scansione. Come potete vedere, è partita la scansione e si vede il nostro orsetto sul piatto.
aspettiamo che finisca il processo. Voglio ricordarvi che con questo scanner le parti riflettenti e le parti nere difficilmente verranno bene, quindi vi consiglio di utilizzare, ci sono dei colori spray o delle vernici solubili in acqua che poi si tolgono dal pezzo, di colorarlo di un altro colore anziché nero. Perché ho fatto dei test e sul nero sinceramente non va per niente bene. Ok, adesso sta facendo il trattamento. Ok. Cliccate su trattamento in basso a destra del nostro programma. Si aprirà questa schermata qui, scansione 1 e scansione 2. Qua possiamo scegliere tra automatico e manuale. Per adesso andiamo in automatico. Se siamo fortunati, i nostri pezzi combaceranno. Qua c'è la mappatura dei testi. In caso che dovete usare l'oggetto per, non lo so, un videogioco, un'animazione, allora cliccate su mappatura. Ma se per la stampa, vi consiglio di cliccare solo su riempi buchi e basta. Quindi facciamo il trattamento, vediamo se va a allineare il nostro pezzo. Come potete vedere, il nostro pezzo è allineato. Cliccando su prossimo toglierà i piatti e lavorerà il nostro pezzo in automatico. Okay. Vediamo un po'. Vedete, ha iniziato la ricostruzione. Ok, sposto al lato la finestra per farvi vedere. Ok, come potete vedere il nostro orsetto l'ha fatto perfettamente. Adesso facciamo su Export, clicchiamo su STL, gli diamo un nome, Orso. Ok, facciamo salvo. Una volta fatto questo, andiamo a prendere lo slicer io uso cura, già l'ho caricato, ecco qua il nostro orsetto, andiamo a caricarlo e abbiamo il nostro orsetto ed è pronto per essere stampato. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, se avete domande fatelo nei commenti e vi raccomando iscrivetevi al canale, perché è un canale che è aperto da un mesetto più o meno. Crescerò insieme a voi e voi crescerete insieme a me. Quindi iscrivetevi al canale. Alla prossima!